Un consiglio comunale aperto che ha fatto registrare la partecipazione di numerosi primi cittadini, dalla presidente della provincia di Cosenza e di Anci Calabria, Rosaria Succurro, e dell'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo. È stato quello svoltosi a Bisignano dopo i due atti intimidatori verificatisi recentemente ai danni della consigliera comunale di maggioranza Maria Rosaria Sita e dell'assessore Pierfrancesco Balestrieri. I due episodi avvenuti a Bisignano sono l'ennesimo campanello di allarme di un'aggressione, di una violenza, di una ormai attenzione così negativa nei confronti degli amministratori che avviene in tutta la Calabria, ed è per questo che come ANCI vogliamo dire no e dire di fermarsi, di bloccare questa escalation, ecco, di attentati, di intimidazioni, di violenza nei confronti di chi ricopre comunque dei ruoli pubblici, di chi è a capo delle amministrazioni locali. Nel corso del suo intervento, la presidente di ANCI Calabria, Rosaria Succurro, ha annunciato l'istituzione di una centrale di prevenzione, strumento per prevenire questi fenomeni. Abbiamo deciso di istituire la centrale di prevenzione e tutela, uno strumento che vuole intanto prevenire quello che è il fenomeno, e siamo certi che soltanto lavorando insieme, con un'opera in cui anche le forze dell'ordine, l'attenzione e la formazione degli stessi amministratori e, perché no, anche dei cittadini, si possa tutti insieme bloccare questo fenomeno.